Come nasce un giornale? Come lavora una redazione giornalistica? Siamo andati a visitare la redazione di Endimione Nuovo, il giornale locale di Valdobbiadene, per capire e conoscere questa realtà storica del paese. Innanzitutto sono molto contento di questa intervista perché è un punto d'incontro tra la carta stampata e la TV via web e ci consente comunque innanzitutto di scambiare anche delle opinioni per quanto riguarda il territorio, evidentemente. E poi mi dimenticherò mandando qualcuno a intervistare qualcuno di voi, soprattutto questo, che c'era la ciliegina. Ecco, come funziona? Allora, noi innanzitutto siamo un giornale che esce una volta in due mesi. Raccogliamo una tradizione storica che ci riempie di responsabilità, perché Endimione è sulla piazza praticamente da centinaia di anni, perché il primo numero nasce nel 1800, quindi è una grossa responsabilità, e quindi ha attraversato fasi alterne in cui usciva una volta al mese e invece adesso esce una volta in due mesi ormai da diversi anni. Noi in questi due mesi dobbiamo raccogliere un po' le informazioni del territorio e praticamente uscire con questo giornale. Allora, abbiamo un direttore responsabile che è Alberto Marcon, abbiamo un direttore editoriale che sono io e poi abbiamo un nucleo forte, diciamo, di giornalisti che scrivono per la nostra testata, composto essenzialmente da 4-5 persone, e abbiamo un certo numero di giornalisti, tra virgolette, collaboratori che ogni tanto si uniscono alla nostra squadra per fare questo numero. Allora, noi ci riuniamo come comitato di redazione appunto con questo nucleo di cui io sono il responsabile essendo il direttore editoriale, però naturalmente essendo una grande famiglia, naturalmente collaboro con la stesura del giornale anche il direttore responsabile, naturalmente, e non so, è anche il segretario, che in questo caso è Adriano Spader. Allora, innanzitutto la figura del direttore responsabile. Il direttore responsabile è colui che ha la responsabilità della testata, vale a dire, noi abbiamo la massima libertà naturalmente nell'editare i vari articoli eccetera, soltanto che essendo lui che ha la responsabilità legale, lui legge dalla prima all'ultima riga e cerca naturalmente di far sì che il tutto avvenga nel limite della legge, perché noi sappiamo ultimamente, anche voi avrete avuto occasione, che ci sono dei paletti naturalmente, perché uno non può scrivere, a parte il fatto che noi non tenderemmo a scrivere qualsiasi cosa, quindi però c'è sempre magari, trattare con i minorenni piuttosto che trattare, quindi occorre naturalmente un occhio di riguardo e questo è il direttore responsabile. Poi c'è il direttore editoriale che sono io, che naturalmente imposta il giornale, naturalmente ripeto, essendo un lavoro di equip, lavoriamo tutti a questo. Ecco, noi ci riuniamo come comitato di redazione un mese e mezzo prima dell'uscita del giornale, in maniera tale che possiamo impostare il giornale. Dopodiché un mese prima facciamo la prima bozza, dopo, una volta fatta la prima bozza, lo correggiamo, lo impostiamo e lo mandiamo alla stampa. Lo mandiamo alla stampa, in questo caso noi ci serviamo di una ditta esterna, in cui adesso siamo molto facilitati dal fatto che naturalmente noi lo componiamo in forma digitale, il giornale evidentemente, no? Quindi lo possiamo spedire, ci torna indietro, tornando indietro il giornale lo mandiamo direttamente all'imbustazione, che ha tutto il nostro elenco di abbonati, dopodiché fa la confezione, lo porta alle poste e va alla distribuzione. Quali sono i nostri problemi? I nostri problemi sono questi, che naturalmente con le poste non sono molto affidabili, perché per carico di lavoro, soprattutto in momenti tipo Natale, noi contiamo di uscire prima di Natale tutte le volte e immancabilmente arriviamo dopo Natale,
in un mese che per noi è molto importante, perché è il mese in cui noi alleghiamo l'abbonamento, la possibilità di fare l'abbonamento mediante modulo postale. Per cui tutte le volte ci imponiamo di uscire prima di Natale e immancabilmente usciamo dopo Natale. Vabbè, questa è una... Però quello che voglio dire è questo, che il nostro, diciamo, comitato di redazione è composto da persone che hanno a che fare con il giornalismo da tanto tempo, come potrebbe essere, non so, l'Adriana Rasera, che era stata anche, diciamo così, nell'ambito televisivo. Abbiamo anche Giovanna Capretta, che ci dà una mano per quanto riguarda il discorso legato a tutti i monumenti che riguardano la piazza, e difatti poi sto già anticipando un qualcosa che troveremo sull'ultimo numero, che poi ne parliamo. Che dopo ne parliamo in maniera più diffusa, insomma, e soprattutto noi tendiamo in questo comitato a far entrare i giovani, quindi il nostro settore giovanile, se si può chiamare settore giovanile per fare un parallelo con la parte sportiva, è il nostro liceo qui di fianco, perché noi sappiamo che collaborando un po' con gli insegnanti, un po' con i ragazzi, riusciamo sempre ogni stagione a portarne qua un paio. Portare qua un paio che si fanno in una certa scuola, loro naturalmente di giornalismo, tra virgolette, come con i mezzi che noi possiamo dare naturalmente. E dopodiché, quando affronteranno poi magari l'università o il mondo lavorativo che li porta lontano da Valdobbiadene, li perdiamo ancora. Quindi è un settore che è in continua, diciamo così, evoluzione, esatto. Speriamo non involuzione, però evoluzione, evoluzione. Sì, insomma. Ha una storia importante a Valdobbiadene e nasce subito dopo la guerra, praticamente. Anche se prima ho detto che Endimione è nato nel 1800, ma sono usciti dei calendari o almanacchi, insomma. Dopo la guerra c'è stata questa esigenza di un giornale locale. E allora, soprattutto con il contributo di Olivo Miotto, è il papà di Aldo, tra parentesi, è stato lui il primo iniziatore di questo tipo di avventura, sto parlando del 47-48, sono usciti un po' di numeri, ma poi si sono fermati lì, non sono andati avanti, per essere ripresi poi nel 58. Nel 58 è ripreso effettivamente Endimione proprio come giornale. E questo giornale era mensile, aveva dei direttori molto importanti secondo la storia, e tanta gente ne parla ancora adesso, perché mi capita qualcuno che mi dice ai tempi di... Era soprattutto il maestro Albino Baratto, che è stato un po' il precursore di tutta questa cosa. Difatti ancora adesso io mi leggo i suoi editoriali, perché sono un po' lunghini, però sono fatti in maniera, guarda, è una cosa veramente importante secondo me. Noi non arriveremo mai a quel tipo di scrittura, perché è un po' diverso oggi come oggi il giornalismo, evidentemente, no? E poi c'era questo mitico Pancino, anche lui maestro, Pancino, anche lui è stato un mito per quanto riguarda il giornalismo di Endimione. Allora, nasce nel 58 e dura una ventina di anni, quindi 58-78-79, in cui, ecco, una cosa importante, Endimione era edito della Proloco. Quindi la Proloco era quella che, perché un giornale come noi, come l'attuale Nuovo Endimione, c'ha un editore. Noi come editore abbiamo Valdo Futura, che è una società che è poi composta dalle stesse persone, che è l'editore del giornale. Allora l'editore del giornale era la Proloco. La Proloco, anche se l'Endimione aveva vita a sé, nel senso che aveva una redazione che, vendendo il giornale, aveva degli introiti, naturalmente si autogestiva, evidentemente era la parte grossa. Insomma, alla fine degli anni 78 c'è stato un po' di dissidi all'interno, insomma, Capretta si è dimesso poi in effetti, e allora, sempre per mano della Proloco, sono usciti diversi numeri dell'Endimione, e arriviamo dal 78 all'incirca a una decina di anni, fino a quando escono
finisce e cessa praticamente l'Endimione come diciamo come testata, e nascono due giornali a Valdobbiadene. Uno era Il Comune e l'altro era Valdobbiadene Informazioni. Due giornali che, diciamo, praticamente pubblicavano le stesse notizie, se vogliamo, perché non è che a Valdobbiadene, anche loro uscivano una volta ogni due mesi, perché a un certo punto Endimione ha cominciato a uscire una volta ogni due mesi. Dopodiché anche loro si sono resi conto che due giornali per Valdobbiadene erano troppi, e gli sforzi erano doppi, e quindi era inutile andare avanti. Allora qualcuno ha cominciato a avere la brillante idea, secondo me, di fare un giornale unico. Quindi hanno unito le redazioni. E hanno formato questo nuovo giornale, questa nuova testata, che è Nuovo Endimione. Nuovo Endimione nasce nel 1990 e praticamente è dura fino arriviamo ai giorni nostri. Quindi posso senz'altro dire, con un po' di, diciamo, di orgoglio, che almeno Nuovo Endimione è il giornale, la testata che ha avuto più, diciamo, è durata più anni. Perché se il primo Endimione è durato per 20 anni, con varie fasi, noi siamo già arrivati a buona, dal 90 arrivare fino ad oggi. Quindi è una base stabile. Ecco, tutti questi numeri di Endimione ci dovrebbero, non tutti in verità, una buona parte sono in biblioteca, archiviati in biblioteca. Noi abbiamo un archivio e questo nuovo archivio ce l'abbiamo, noi ogni anno facciamo questo volume, infatti poi ti farò vedere che è un volume che abbiamo di là, e naturalmente abbiamo tutti i numeri. Quindi un archivio storico anche, se vogliamo, perché se pigliamo i principali avvenimenti, noi abbiamo quantomeno un commento. Non l'avremo tutti come un giornale, evidentemente, no? Perciò l'incidente fra Via Piva e, diciamo, e la piazza, che non so, quel genere, no, non è che ce l'abbiamo, però se tu mi dici quelle elezioni politiche, chi l'ha vinte, quel sindaco, i lavori pubblici, noi c'è i bilanci, noi ce l'abbiamo, ecco. E per quello che ci sentiamo anche questo tipo di responsabilità. Memoria storica è molto importante, perché il cartaceo comunque rimane. Non so, in futuro, anche perché noi abbiamo una buona tiratura, perché oggi come oggi avere 1200 copie non è una cosa, cioè oggi come oggi. Chiaro che negli anni d'oro, in cui c'era soltanto il giornale, raggiungeva anche le 2000 copie, evidentemente, no? Però noi ci accontentiamo, perché ci permette di coprire i costi di gestione, e quando noi abbiamo coperto i costi di gestione, essendo noi su base volontaria, abbiamo soltanto qualche rimborso che noi diamo per eventuali spese, roba di questo tipo, però nessuno di noi è stipendiato, e di conseguenza su base volontaria diventa difficile, se intendo dire. Però l'importante per noi, quando arriviamo alla fine dell'anno, tot è entrato, tot è uscito, e l'importante è mantenere il pareggio, che di questi giorni, finché non riusciremo a mantenere il pareggio, ci metteremo tutta la buona volontà a far sì che Endimione abbia altri 30 anni di vita, e forse anche di più, ma questo poi dipenderà da voi, perché è il sottoscritto, naturalmente. Allora, noi non ci possiamo permettere di essere un giornale di parte. Perché non ci possiamo permettere questo? Perché siamo un giornale del territorio. E se noi volessimo, pota caso, prendere le parti di qualcuno, significa escludere parte della popolazione, e per noi ne risentiremo in qualsiasi caso. Per cui, intendo dire, noi cerchiamo sempre di mantenere una certa equità. Questo cosa significa? A parte il discorso politico, che ormai è relativo, no? Perché cosa vuoi, ognuno ha le proprie idee, se le tiene, però naturalmente quando non andiamo a parlare di un qualsiasi argomento, è chiaro che prendiamo, cioè chi scrive in quel momento prende comunque una posizione. Ti posso portare un caso emblematico. Certo. No. Per esempio, sull'ultimo numero, su questo numero, ecco, faccio io, su questo numero abbiamo ad esempio un articolo che critica l'ultimo numero, uno degli ultimi numeri di Report, perché Report aveva fatto un'inchiesta per quanto riguarda i nostri vigneti. Sì. Quindi, l'ha fatto in chiave critica. Noi l'abbiamo pubblicato perché
noi possiamo essere più o meno d'accordo per quanto riguarda quel giornale, però io, che ritengo Folladoro una persona, diciamo così, che si sa esprimere, ha espresso la propria opinione. Bene, ci è arrivato in redazione, e lo pubblicheremo sull'ultimo numero, una lettera di una persona che è contraria a quello che ha scritto Folladoro. E noi lo pubblicheremo naturalmente, perché noi abbiamo l'interesse a pubblicare tutto questo tipo di notizie, punti di vista. Dei punti di vista. Io non so, potremmo sentire anche i nostri giornalisti, però non abbiamo mai censurato nessuno. E all'interno del comitato di redazione ti posso assicurare che non abbiamo una linea univoca. Io ho un modo di vedere le cose, Adriano Spaderne è un altro, molto probabilmente Alberto anche lui ha le sue, magari sono diverse dalle mie, eccetera, ma non soltanto, ma tutto l'arco, diciamo, del comitato di redazione esprime una propria opinione, fa i propri articoli, perché fa i propri articoli, e naturalmente io, ad esempio, quando faccio un editoriale, io scrivo quello che penso, evidentemente, no? Che no, logicamente potrebbe essere anche un qualcosa che tu magari la pensi in maniera opposta. Se tu mi mandassi una lettera o un articolo criticando le mie, io sarei felicissimo, perché daremmo modo comunque a questo giornale, che è un giornale di territorio, di esprimere l'opinione. Ecco, quindi io sono sicuro di Endimione, della neutralità tra virgolette di Endimione, perché noi diamo spazio a tutti. E dando, tra parentesi, forse non ho detto una cosa importante prima, quando noi decidiamo di fare degli articoli e decidiamo una scaletta, poi mi accorgo che alla fine, quando pubblichiamo il giornale, abbiamo rispettato il 60-70% della nostra scaletta, perché il resto ci viene tutto dall'esterno. C'è tanta gente che ci scrive e noi pubblichiamo, quindi questo sto dicendo, questo ci consente anche di avere opinione esterna, e quindi non censuriamo nessuno. Se censuriamo, se non pubblichiamo qualcuno, è perché per mancanza di spazio, però la volta successiva glielo pubblichiamo, faccio per dire. Quindi è perché io ritengo che, oltre a essere un discorso eticamente corretto, è un discorso anche che va incontro alle nostre esigenze, e le nostre esigenze sono quelle di vendere copie. Cioè, intendo dire, se io vendo un giornale soltanto per i viticoltori, venderei metà dei giornali che vendo. Siccome io vendo giornali sia per chi produce vino, chi non produce vino, per gli ambientalisti, per i no fitofarmaci, per i pro fitofarmaci, per tutti, nel mio interesse è che sul mio giornale sia pubblicato qualsiasi tipo di... nel limite della legge, evidentemente. Nel limite della legge, sì. Dunque, allora, questa copertina, come si può vedere, sembra un'illustrazione di un nostro ragazzo delle scuole medie, mentre invece questa è una mappa molto antica, abbiamo fatto la copia di una mappa molto antica che prende in considerazione San Gregorio, il convento di San Gregorio. Allora, perché l'abbiamo messo in copertina? Innanzitutto, quando uscirà, non uscirà, ecco, vedete, per dire come si forma il giornale. Certo. Questa è una striscia che non verrà comunque, ci sarà Endimione, ma non con questa striscia verde, abbiamo dovuto, poi dopo sarà sfumato, eccetera. Perché questo? Perché su questo numero continuiamo a valorizzare quelle che sono le peculiarità storiche di Valdopiadene. In questo caso, la nostra è una denuncia su come in questo momento è tenuto il convento di San Gregorio, perché secondo noi c'è un'opportunità storica, che se riusciamo a mettere le mani sul convento di San Gregorio col suo chiostro, è praticamente la più antica costruzione, perché è datata 1600 di Valdobbiadene, perché noi abbiamo... Io scriverò anche due righe per quanto riguarda Via Garibaldi, no? Via Garibaldi, che era uno stato pietoso, perché purtroppo il commercio, sappiamo come sta andando in questo momento, è in crisi, però c'è crisi e crisi, quindi sto dicendo, nessuno impedisce che
nonostante la crisi, di tenere qualcosa di decoroso. Io non posso vedere tutte quelle saracinesche abbassate con vetri, con sporcizie, eccetera, siccome è la nostra via dello shopping, per dire. Quindi sto dicendo, valorizziamo il territorio, valorizziamo anche questa strada che potrebbe, cioè intendo dire, perché noi abbiamo una fissa piazza, allora San Gregorio, piazza Villa dei Cedri. Su questo, diciamo, su questo triangolo, con in mezzo una piazza decente, si può comunque avere un centro storico di buon valore, secondo il nostro modo di vedere le cose, perché abbiamo una piazza che è bellissima. Quindi va valorizzata quella piazza, non possiamo permetterci di un abbandono. Per cui ha fatto molto bene, secondo me, l'amministrazione a prendere in considerazione la piazza. L'ha fatta con una cosa che sta facendo discutere, naturalmente, no? Ovviamente, come tutti i grossi cambiamenti. E ci ha permesso anche le vendite record di questo numero, perché noi siamo saltati addosso alla piazza, alla nuova mappa, e abbiamo venduto un sacco di copie. Quindi benvengono queste iniziative per Endimione, non soltanto per aumentare il numero delle copie, ma per quanto riguarda naturalmente il darsi da fare per valorizzare. Ecco, questo è uno scoop, ad esempio. E il numero verrà fuori quando? Allora, il numero verrà fuori, secondo noi, è un po' come il discorso di Natale che facevo prima, deve uscire senz'altro prima del 4 marzo, perché noi daremo indicazione di come si vota, non cosa si vota, perché non ci permetteremo mai di dire cosa si vota, ma come? E quindi, siccome abbiamo dedicato una pagina, non vorremmo che andasse sprecata come nelle migliori economie. Quindi, questo è già secondo scoop. Secondo scoop, prima, se riusciamo, senza dubbio. Dopodiché, tagliate questa parte dell'intervista. Chi volesse partecipare alla nostra, diciamo, stesura e quindi alla nostra vita di Endimione, saremmo molto contenti, perché noi abbiamo sempre, cerchiamo sempre nuove firme, cerchiamo sempre nuovi cittadini di Valdoppiana e non solo, che hanno voglia di mettersi in gioco, che vogliono esprimersi. Per cui diamo sempre indicazioni, le solite indicazioni, cioè vale a dire che noi accettiamo articoli, però tenteremo a accettare articoli un po', diciamo così, lunghissimi, praticamente 2500 caratteri, spazi compresi, in maniera tale, perché oggi come oggi il lettore medio, sto parlando, predilige l'articolo un po', diciamo, corto, rispetto magari con qualche foto, e comunque ben venga, noi le accoglieremmo a braccia aperte. Comunque qua le porte, quella porta è sempre aperta, assolutamente sì, anzi tenderemo ad andare fuori e buttare dentro la gente, più che è sempre aperta, sì, ecco, questo è il...